È stata illustrata stamattina in un'apposita conferenza stampa tenuta dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crotone Raffaele Mazzotta la seconda fase dell'operazione Black Mountains. Le indagini condotte dal sostituto procuratore Pierpaolo Bruni riguardano l'indebito utilizzo delle scorie da forno Cubilot, rifiuto pericoloso derivante dal processo produttivo dello stabilimento metallurgico Pertusola Sud, che è stato impiegato per la costruzione di opere di edilizia pubblica. La conclusione delle indagini ha portato all'emissione di 49 avvisi di garanzia. Tra i destinatari eccellenti, l'ex presidente della provincia di Crotone, Sergio Ritale, l'ex sindaco della città, Pasquale Senatore, i commissari per l'emergenza rifiuti, Bagnato e Montanaro, e soprattutto l'ex ministro dell'Ambiente, Edoardo Ronchi. Le accuse fatte notificare agli indagati dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone sono quelle di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e di disastro ambientale in concorso, oltre all'avvelenamento delle acque per le infiltrazioni nelle falde acquifere. Il procuratore Mazzotta ha sottolineato che l'iscrizione nel registro degli indagati di Ronchi deriva dal fatto che nel febbraio 1998, con un decreto che porta il suo nome, lo stesso ex ministro aveva escluso il Cubilot dalle scorie considerate pericolose. Alcuni componenti del gruppo di lavoro di Ronchi avevano sottolineato la pericolosità del Cubilot e la stessa Unione Europea aveva definito il decreto Ronchi aberrante, bacchettando l'Italia.